Ciao a tutti ragazzi, senza giacca in diretta, ore 23 dal Falco, da Graziano che sta smanovrando sul cellulare, perché Graziano questa sera c'ha dei bruciori di stomaco. Noi non diciamo perché, però sappiamo che c'ha dei bruciori di stomaco. Il Falco di un interista pianista, ecco, quindi Graziano vedo che proprio lì, se me lo dicevi ti portavo un pantoprazolo, qualcosa, no? Guarda, stai bene, sei tranquillo. Stiamo rincorrendo, arriveremo. L'importante è avere sui punti. Ok, perfetto. I punti di stanno sono colmabili. Tra l'andata, tra il ritorno. Benissimo, certo. Perfetto. Allora, mai parlare Graziano prima. Non rompere i coglioni. Graziano ha introdotto la nostra puntata, un saluto a Francesco, il nostro camera boy, un saluto al nostro pubblico Gianmauro, che poi dopo lo coinvolgeremo nella nostra discussione, ma soprattutto un saluto alla mia sinistra a Diego Riminucci, che è il presidente dello Juve Club Valmetauro. Oltre 600 iscritti, club che nasce nel 2006, Diego è anche il referente di tutti i club delle Marche, dei rapporti fra i tifosi e la Juventus, quindi è una persona importante. Ci ha portato questo striscione che prima, adesso si è nascosto, Graziano non voleva esporre, ma d'altronde andiamo abbastanza così. Senti, mi pare che l'altro ieri eravate anche a Torino, vero? Per questo sì. Juve-Genoa. Certo, anche se la curva sud era chiusa. Quindi avete mandato i bambini? No, i bambini erano per le scuole calcio dell'Interland di Torino, sì. Ok. Però noi dalla parte dalla parte opposta, in curva nord e in tribuna, abbiamo i nostri abbonamenti, quindi eravamo circa 35 ieri. 35 sabato. Sì, senza bambini. Sì. Senza bambini, perfetto. Allora, lo Juve Club è il nostro quarto club che ospitiamo nella nostra trasmissione del lunedì, dopo Napoli, Torino e Inter. Tutti dietro. Tutti dietro, certo. E infatti ti volevo proprio chiedere, ma senti, questa Juventus è davvero così più forte? Cioè non è neanche più divertente andare a vedere la Juventus? Ma questo non è vero, cioè anzi, adesso dove ci divertiamo? Perché con Cristiano Ronaldo insomma ci fa divertire, ma non è neanche come si dice che tutto questo strapotere, che sulla carta sì, però le partite bisogna giocarle tutte, quindi quelli tifosi che dicono già abbiamo vinto il campionato, già abbiamo vinto... Però non abbiamo vinto niente, bisogna giocarlo. Esatto, e l'abbiamo visto anche sabato. Sì, beh. Guarda che sabato. Qualche volta può... l'obiettivo è stato raggiunto, Cioè? Era non far segnare Piatek. Ah, ecco, Piontek. Allora, bisognava non far segnare Piontek, obiettivo raggiunto. Finito. Stasera a questo tavolo c'è uno strapotere bianconero incredibile, perché abbiamo, oltre ai tre nostri interlocutori juventini, abbiamo Diego, quindi potete capire, Graziano continua a rivoltarsi, non diciamo sul tavolo, è lì che capito proprio, cioè, vediamo il fumo che esce dalle orecchie, però non inquadrarlo perché non lo lasciamo. Io e Nestor siamo i conti. Esatto, e poi dopo ovviamente abbiamo gli interisti ai lati del tavolo e Alberto sulla sinistra. Come... Ancora orgasmici. E vedete Alberto che è tornato alla sua mansione. Ma hanno vinto lo scudetto, che sono tutti così sui social oggi, gli interisti. Beh, sai, hanno vinto. Dopo una vita a meno 15, una vita a meno 6. Un po' meno freddo, Senti, ma voi ve l'aspettavate quest'anno davvero di poter vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve? Cioè, dopo quella rovesciata dell'anno scorso. Allora, le prime voci che c'erano, le prime voci di corridoio che sono arrivate, sinceramente no, perché Cristiano Ronaldo, CR7, era CR7. Poi dopo erano sempre più insistenti queste voci e quando alla fine, insomma... È arrivato. È stato veramente un grande acquisto. Poi stato veramente un grande acquisto. Sabato ha segnato un gol spettacolare. Ha segnato un gol incredibile al volo di destro da un centimetro, ha fatto gol, insomma. Comunque lui c'era lì. Gol sono tutti spettacolari. È vero. Anche quelli che dovevi segnare te stasera. Io l'ho fatto. L'hai fatto, è vero. Tu il tuo l'hai fatto, hai ragione, quindi Michele, questo era un segnale subliminale. Anch'io ne ho fatto uno. Ah, è vero. Quindi mi sa che l'unico che non ha segnato sono stato io. Quindi mi si ritorce contro. Beh, ma voi avete vinto, quindi appunto, è il discorso campo. Non parliamo del calcetto di questa sera. Non parliamo del calcetto. Cioè, manteniamoci su argomenti, più seri. Che poi lui quando perde è triste. Allora, Diego, voi avete quest'anno si punta alla Champions League in maniera dichiarata. Certo. Giusto? Sì, però anche quella lì bisogna giocarsela, non è che... è un torneo che per noi purtroppo, si sa, c'è rimasto un po' indigesto. E speriamo che... Un po' parecchio. E speriamo indigesto. Che, insomma... Quante ne hai viste di finali? Io ne ho viste
cioè dallo, di... stadio, dallo stadio 2 l'ho visto. Due, le ultime due, diciamo. Le ultime. Quindi eri sia a Berlino che a Cardiff. Quest'anno esatto. Resti a casa, vero? Beh, io le altre 5 non c'ero, quindi non sono io che porto sfiga. No, sinceramente già abbiamo preso il volo, perciò... Il volo in che senso? Cioè, per Madrid. Per andare, per andare sì. A Manchester, credevo. Perché mi sembra... No, avevo capito che domani tu sei a Manchester, giusto? Io ho capito bene. Sì. Andate a Madrid. Se c'è un'altra partita la andiamo a vedere ugualmente. Ecco. Però questo è spirito sportivo. Sì, Questo è credere. Calcio. E crederci in più spirito sportivo. Insomma, questa sera, come vedi, quindi quest'anno mai Juventini sei però, proprio o quest'anno mai più. Lina, capito, quindi. Però la settimana scorsa ha detto Stefano che sarebbe andato a Madrid loro, giusto? Sì, è vero, è vero. No, a dire il vero, il tuo collega, anzi vice collega, perché non è proprio un collega, vicepresidente, lui spera nel Juve Inter nei quarti di finale. Lui spera in Juventus nei quarti di finale. Beh, anche lui, almeno insomma, una partita abbastanza alla portata. Alla portata, alla portata. Marco ha detto che la partita con l'Inter è alla portata. Sì, anch'io comunque volevo sottolineare che il biglietto per Madrid l'ho comprato. Sì, sì, del volo, andata e ritorno, con il neo interista ex juventino. Tuo figlio, sì. Esatto. Questo è un grosso smacco, Diego. Marco aveva un figlio che era juventino e è diventato interista. Allora, siccome il figlio di Marco è in diretta, che ci sì. segue, in questo momento può postare nel commento Claudio, posta una volta per tutte e dillo. Se sei juventino o sei diventato interista. No, è interista, è ufficiale. No, ieri no, lanciato no, uno no, juventino che diventa interista, lo guarda. Lo deve dire lui, può stare qui, dire lui. Sono juventino o sono diventato interista. Finiamo questa querela. Sì, Marco, ieri cosa è successo? Si è scaraventato dagli scalini sulla balaustra e cantava pazza Interamala. Scrive ancora Forza Juve. Scrive Forza Juve, però non dice che è juventino. Non lo dice che è juventino. Vabbè, buonanotte. Forza Juve in Europa, ma ecco, forza, ecco è diventato. Anche io urlo Forza Juve in Europa. Vabbè, Europa, te Europa. Per altri no, no, io per puro spirito sciovinistico. Ma oh, ecco la Simona. Ciao Simona. Ciao Simo. Senti Marco, ma perché sei senza voce stasera? Perché ieri, come dice, sono ancora in fase orgasmica. Ok. E tutto quello senti, che questo argomento l'abbiamo già toccato stamattina. Okay. Dalla doppietta alla fase orgasmica, quindi lasciamo perdere dei significati. Arriva Simona e dopodiché arriva Simona. Uno schianto così. Porca miseria. Nell'azzurra cosa devo aggiungere? No, Francesco, cosa ha inquadrato? Il numero o ha inquadrato qualcos'altro? Cioè, il numero. Ma non c'è stato l'altra lunedì l'Interclub, giusto? C'è stato l'altro lunedì. Sì, ma vogliamo interisti, però ecco, guarda, si è seduta vicino a Simone, ecco. Simone, cosa ne pensi della partita di sabato di Juve Genoa? No. Tu che sei un attaccante, che hai visto quello che è successo lì sta avendo un calo la Juventus, hai visto? No, Simo io non si mette. Ah, ok, posso. Gli interessi che stanno Simone, sono, Simone ti non sta, sono al tavolo. Vai, Simone, ti sta. Vai. Rimaniamo in chiesto te. Ma direi che la Juve ha dominato la partita, è stata sfortunata. Unico tiro di porta al Genoa ha segnato, punto. Cioè, non è che c'è molto da parlare. Cioè, finito. Però Allegri era un po' su di. Ma si è dormito. Oh, ma si è dormito la difesa. Tutta la difesa. Ma c'è stata la percezione che quella palla poteva essere pericolosa? Vabbè, che tu forse non eri, vero? Sabato davanti davanti al megaschermo. Non è uscito. È stato furbo. Cioè lì si sono proprio addormentati. Sicuramente hanno andato tutti per calcio d'angolo. Un attimino si sono fermati, sono addormentati. Poi. Però come ha detto qualche juventino oggi, se fosse stato Matuidi su quella palla ci andava. Diciamo che anche Szczęsny ha avuto... E forse anche un pochino Benatia, dai. Però vabbè, questi errori ci stanno in una partita. E... La dormita grossa è quella di Benatia. Benatia, sì. Beh, ma anche Szczęsny poteva uscire perché ha sull'aria piccola lì. Benatia si sa che ha quei 10 minuti a partita che... Anche perché lui è molto dispiaciuto di questo fatto, perché lui diceva che la Juventus se l'avrebbe vinte tutte. Quindi purtroppo no, già la tua, no, il tuo no, pronostico. No, io dicevo che la Juventus faceva 120 punti invece di 114, per cui esatto. In 6 partite faceva 4 punti. Beh, adesso come fa?
esatto, sbagliato. Adesso hai sbagliato, quindi hai sbagliato lo spronostico. Faremo il 117. Il centesimo spronostico sbagliato. Senti, niente di nuovo. Marco, ma quel meraviglioso abbraccio fra Icardi e Vandanara, stamattina abbiamo parlato di tante coppie scoppiate, mentre invece nell'Inter questa Pingue Vandanara, adesso con Icardi ha avuto questo avvicinamento Pingue. Allora, ecco. Passiamo dalla Juve al derby. Di palo in frasca. Ci sono cose più importanti per parlare del derby, più che di Icardi e Vandanara. Mi sembra molto importante. Però è un po' ingrassata Vandanara. Esatto. Un po' ingrassata una signora di 32 anni che fa 5 figli, ci sta, dai. No? È un bel pingue. È un bel pingue, quindi esatto. È un bel pingue, dai. Comunque una manifestazione d'affetto. Icardi, se continua a segnare così perché la moglie a casa gli dà tranquillità, che arrivino a 100 anni di matrimonio, credo, a festeggiare il nozze di diamante. Non esatto. Che gli dia solo quello. Adesso si chiama tranquillità. Senti, ma Cutrone l'ha trovata la ragazza o no? Chi è che mi sa dare questa risposta? Che diceva anche doveva trovare un'amorosa Cutrone, invece non si sa. Vandanara. No, Vandanara. Chiedete a Vandanara. Posso dire amica. Che Cutrone ieri ha trovato solo Skriniar e De Vrij. Niente morosa. Niente morosa. E Abate chi ha trovato? Abate ha trovato una costellazione negativa, poveraccio, perché non si spiega altrimenti. Abate sarà l'allineamento dei pianeti nella sfiga. È una cosa che non. Ma ha giocato molto, no? Ah, è entrato. Tempo di entrare e prendere il gol. 30 secondi. Senti, e invece Rog è entrato e dopo 30 secondi ha segnato. Senti, ma il presidente di New Juve Club come lo vive Inter Milan? Un Inter Milan come ieri, l'hai vista, l'hai seguita, ti sei divertito? Ma guarda, io la partita non l'ho seguita. Segui solo la Juve. Sei andato al cinema, di' la verità. Sei andato al cinema. Sono andato al cinema veramente, proprio non mi interessava. Cosa hai visto? No, racconta. Ho visto un film, diciamo, per la famiglia, ero con la mia famiglia. No, perfetto, va bene. Quindi quando non sono con la Juve bisogna che un attimino. Ha visto un cartone animato. Esatto, un cartone animato. Avevo il telefonino per la mano, però. E sinceramente sono io del derby come è andato sono dispiaciuto proprio su di verità, non tanto per quello che c'è con l'Inter, l'astio che c'è con l'Inter, ma mi dispiace tanto per il Pipita, perché si merita tanto di più di poveraccio il Pipita. Pipita sembrava Simo con noi stasera. Pipita era Simo con noi questa sera, purtroppo. Sì, sì. Per me sei dispiaciuto perché senti il fiato sul collo. No. Questo è il bello del campionato. Cioè, vincere il campionato con tanti punti di distacco, il bello del campionato è proprio questo. Il fiato di Spalletti. Il fiato di Luciano. Il fiato di Luciano. Ieri sera Luciano è stato spettacolare, l'intervista è stata strepitosa, più forte. Un mito Luciano Spalletti. Le interviste di Luciano sono un spettacolo, bellissimo. Ha aggredito uno spettacolo ermetico. La prima domanda ha aggredito De Cristo subito. Sì, Alberto, invece raccontaci anche tu qualcosa di come hai vissuto quel gol di Icardi, perché stamattina in radio hai detto qualcosa, ma sei stato stringato. Stamattina è stato stringato. Una sorpresa ma una liberazione, perché in realtà avevo paura della solita fregata fra virgolette, dove giochiamo meglio noi, teniamo palla, conquistiamo campo, poi alla fine ci beccano un gol in contropiede, poi alla fine e rimaniamo fregati. Alla fine segna la spalla. E poi alla fine segna il Milan. Esatto. E invece ero in un posto pieno di gente dove l'urlo degli interisti è stato strepitoso. Come allo stadio, quindi massima soddisfazione, sì, assolutamente. E invece lo Juventino ha goduto del 2-2 del Bologna ieri con i Granata oppure no? Ma guarda, lo Juventino delle zone nostre la rivalità col Toro la sente marginalmente, sì. Non è sentita come ovviamente su a Torino, che lì in città è veramente fuoco e fiamme. Non è che mi ha dispiaciuto, insomma, che il Toro abbia perso comunque. No, pareggiato. Scusa, non è che mi abbia dispiaciuto più di tanto. Stato, ecco. Quindi in realtà 2-0, due pari. È quasi una sconfitta. Con Bologna. Quando è il derby col Torino? Però stranamente Mazzarri oggi reclamava un rigore. Sì, stranamente. Sì, quale? Non si è capito quale. Però Mazzarri reclama a prescindere. Qualcosa reclama. Butta un rigore. Reclama per contratto Mazzarri. Diego, abbiamo detto che tu domattina prendi l'aereo per andare a Manchester, torni all'Old Trafford, sai che l'Old Trafford ha una certa tradizione con i colori bianconeri, non vogliamo entrare nei particolari, ma è meglio, vero? Dici sì. Ecco, sei contento? Quanti andate su? Siamo in 22 del club. Due squadre, fate un 11 contro 11. 11 contro 11. Fate una partita improvvisata, quindi.
Domani sarà veramente una bella partita. Diciamo la prima partita della la prima vera partita della stagione. Perché fino adesso il Napoli, dai, il Napoli sì, è stata vabbè. Una partita, no? Questa è la prima vera partita lo della Young stagione. Lo Young Boys. Sì, anche. Ecco. Lo Young Boys. Domani insomma diciamo la prova del 9. Cosa vi aspettate dal, soprattutto dall'incontro con Pogba? Beh, noi Pogba ci è rimasto nel cuore e sicuramente anche lui Torino gli è rimasto nel cuore, i tifosi della Juve sono rimasti nel cuore, quindi domani sarà veramente un giorno particolare sia per noi che per lui. Che per lui. E per Mourinho? Peggio, è peggio. Veramente, è un giorno particolare per noi, rivedere Mourinho lì, domani magari con i dovuti scongiuri, una bella sconfitta per lui, un esonero, sai? Sì. Chi si spera no, sempre tu, dopo la rissa di sabato dopo la rissa di sabato comunque è una bella gatta da pelare sì no no il Manchester non è il Manchester magari di qualche anno fa per carità però il Manchester è veramente sì è veramente una bella squadra anche adesso non sta attraversando dei periodi proprio però sabato ha giocato bene sì ha quasi vinto a Chelsea quindi. Bisogna cioè, mandargli qualcuno vicino. A esultare davanti. Senti Paolo, tu ti dicevi che domani sera invece la partita la vedrai in un ambiente particolare. A casa Renzi. Casa Renzi. Da Matteo. Invitato da Matteo. Casa Renzi, Fabio Renzi, che è gentilmente invitato. E sono, le sue cene sono ambitissime. Sì. Chef di alta, chef lui vero, io, di altissima qualità, quindi un covo di Juventini. Covo, ma lui è Juventino, ma una volta era milanista Fabio. È diventato Juventino? Saprei chiedilo, ha fatto lui Juventino. Cioè, quindi allora facciamo una domanda in diretta a Fabio Renzi, nostro amico Fabio Renzi. Juventino. No, lui era milanista. Milanista per Ambrosini, amicizia a 8 anni. Io mi ricordo che era milanista Fabio Renzi. Allora, sempre Juventino. Fabio, se sei in diretta dici qualcosa per chi tiene. Nell'età dell'incoscienza. Sei come Claudio, se non sei diventato, ti sei trasformato, sei sempre stato. Sei come il nostro Gianmauro, inquadriamo Gianmauro, perché dovete sapere che Gianmauro è un sardo che tiene per la Juventus. Il 3 di novembre ci sarà Juventus Cagliari e lui sarà in, fra i tifosi del Cagliari, giusto? Assolutamente no, io sarò al mio posto dietro alla traversa della nostra porta. Quindi quando c'è la palla che si vede nella traversa ci sei te lì però. Esattamente. Okay, quindi sabato scorso non c'eri. Sabato scorso era squalificata la curva e non c'ero per questo motivo. Ma cioè, hai combinato qualcosa quindi? Noi siamo sempre nell'occhio del ciclone, quindi se capiamo qualcosa o esponiamo qualcosa finiamo... Ha risposto, Juventino, scusa. Finiamo puniti come nessuno mai. Come nessuno mai. Fabio specifica allora. Juventino da 49 anni, quindi queste tue illazioni... Pure io mi ricordavo che fosse milanese. Tu ti confondi con il calcetto di Cristo Re. Può darsi, dove, può darsi. Indossava una maglia rossonera. Dove giocava nel Milan, ma, insomma, ma non aveva nessuna attinenza con la fede vera. Fabio, amico di Ambrosini. Fabio, scusami, se me credevo che fossi davvero rossonero. Gli quindi. Ha fatto da tutor ad Ambrosini quando si è spostato a Milano. Senti Diego, come andrà domani in Manchester Juve? Dacci il tuo spronostico, sai che noi facciamo gli spronostici, quindi adesso tutti noi diremo il risultato di Manchester Juve. Partiamo da te. Non mi voglio pronunciare, guarda. No, ti devi pronunciare, vai su, ti devi pronunciare, sei venuto qui con noi. Assolutamente. Considera che noi siamo famosi per non prendersi mai. Quindi puoi dire tutto quello che se vuoi. Se vince la Juve, non c'è. Ecco. Però, allora, un risultato daccelo, dai, dici com'è. Un pareggio. Un pareggio. Ok, quindi finirà 5-1 per qualcuno. Vediamo, capito? Simona, tu che sei nerazzurra, come andrà domani Manchester Juve? 1-0 per la Juve. Simone? 1-0 per la Juve vince. Michele? 2-2. Alberto? 3-2. Per? 3-2. Per il Manchester. 1-1, mi allineo a Diego. Paolo? 0-2. Per la Juve? Goldi? Pure. Certo, te sei lo juventinologo. Dybala segna il Ronaldo e Dybala. Ronaldo e Dybala. Marco? 1-1 anch'io. 1-1. Gol? Matuidi e... Pogba. Lukaku. Lukaku. Allora, facciamo lo spronostico anche sulle altre partite di Champions, perché questi saranno due giorni dedicati alla Champions. Domani... ci sarà anche CSKA a Roma che è molto più importante di Juventus, cioè, è decisiva perché la Roma cerchiamo deve vincere. Di essere seri, smettila di dirlo alla pesarese CSKA e come devo dire Cesca. Io dico CSKA Cesca. Il mio russo è molto carente. Allora questa volta partiamo da destra Marco.
Roma non fa la stupida domani sera, intanto, okay. Prima cosa, perché si gioca a mezza stagione, okay. Di cui il campionato è mezzo andato, perché stanno zoppicando e lasciano punti a destra e a manca anche alla società polisportiva Ars et Labora, di cui è tifoso, giusto? Alberto. E di cui è tifoso Alberto. È diventato tifoso della Spagna. Si gioca tutto in Champions League domani sera, con questo doppio confronto tra Roma e Russia. Quindi non ha un risultato. Diamogli la vittoria 2-0. Dzeko, Dzeko. Paolo? Vince la Roma. Quanto? Stasera sarà, esatto, quanto? 2-0 anche per me. 2-0. Gol? Pellegrini. Pellegrini. Tutte e due i Pellegrini. Secondo me sarà un soffertissimo 2-1 e segnerà il gol decisivo El Shaarawy. Diego? Io sono, guarda, la stessa lunghezza d'onda sua. 2-0 per la Roma, tutti e due Dzeko. Tutti e due Dzeko. Sì. Alberto? Io dico 1-0 per la Spal? No, per Roma. Per la Roma. Spero proprio che Dzeko si svegli dalla dormia che ha preso domenica. Ha dormito tantissimo. Speriamo che abbia dormito pensando poi di svegliarsi per questa partita. Michele? Anche io vado su un punteggio un po' più sobrio, 1-0 per la Roma. Simona? 0-0. Deludentissimo. Simona? Gli abbiamo tirato una sfiga la Roma. Allora, siamo arrivati a mercoledì, andiamo molto veloci sul PSG Napoli perché ci soffermeremo più sull'altra partita. Simona, il Napoli come andrà a Parigi? No, il Napoli ce la fa. Cioè? 1-0. Vince a Parigi, secondo ce te? Ce la fa vince a vedere la Torre Eiffel. Minimo. Per Simone prende 3 gol, per Michele grande, prende 3 o 4 gol. Prende 3 gol. Alberto? No, assolutamente 1-1. 1-1. 0-2. Vince il Napoli? No. Cioè vince il... Dai, scusa, 2-0. 2-0 vince il Paris Saint-Germain. Secondo me 2-0 Paris Saint-Germain e gli va bene, secondo me. Paolo? 3-1 per il Paris. 3-1 Paris. Non c'è partita, il Parì è già a Madrid alla in finale. In finale addirittura? Ok, siccome Marco l'anno scorso ha detto che l'inglese è arrivato un libero. Squadra fortissima. Siamo passati dal dominio inglese al dominio francese. Va bene, uno sproloquio. Allora giocherà il loro brasiliano lì con Neymar, dalle pene d'amore, non so se rientra. Sì, rientra. È tornato sì, Neymar. No, dopo è troppo piccolo per la sera. In che senso è piccolo? È giovane. Ah, ok. Il toy boy. Scusate, qui. Ma sì, qualcuna che lo consola lo trova. Allora, Marco ha parlato di sproloquio e ovviamente adesso hai un po' di tempo per parlarci di Barcellona Inter. Allora, purtroppo. Addirittura il microfono. Purtroppo. Adesso non si sente. Dai veloce. Vai. Caricando il telefonino, dai, veloce, dai. 5%, friggiamo, dai. Messi sta al Barcellona come il ninja sta all'Inter. Sì. Solo che il Barcellona c'ha Suarez, Rakitic e compagnia cantante, Coutinho. Ninja ci mancherà moltissimo. Spero di contenere i danni domani sera. Okay. 2-0 per il Barcellona. Chef? 2-0 per il Barcellona anche per me. Mi sono allineato a Marco. Io dico un 1-1 invece, sono ottimista. 1-0, 1-0. Per l'Inter? No, non potrai mai dire che no, esatto, esatto, per il Barcellona. Certo. Anch'io mi associo 1-1. 1-1. Perché è vero che ma noi abbiamo Icardi. Ok, grande. Vedi la fede. Icardi. Vedi la fede. Michele, io ne abbiamo due. Perché il Barcellona l'ho visto un po' così. 2-1 per l'Inter. 2-1 per l'Inter. Hai visto la partita di... Il Barcellona sta seguendo il Barcellona. Ha perso, cosa fa? Ma cosa ha perso? Ha perso il Real. Col Siviglia, primo in classifica. È uguale. Quindi 2-0 per il Barça, no? Pronostico. Simona, a te la chiusura. Un pareggio. Così siamo tranquilli, no, pareggio. Un pareggio. Salutiamo anche i ragazzi del club che vanno. I 20 che vanno. Notizia importantissima, vai. Sulla giornata di Champions di domani, il menù a casa Renzi è previsto pesce e pastiera napoletana. Sì, allora Fabio, visto che l'hai detto a questo punto, io farei. Perché non facciamo la diretta anche domani sera da casa Renzi? No, scherzo, Fabio, vai tranquillo. Quindi già siamo. No, ci tengo a dire che mercoledì invece saremo a casa Mancini.
per la nazionale, esatto, a casa Mancini per Barcellona Inter. Seguiremo la partita e andremo in diretta subito dopo la partita. Quindi mercoledì, mi raccomando, intorno alle 23. Noi ringraziamo Diego per la sua presenza, quindi siamo contenti che sia stato con noi. La Juve Club Val Metauro è una realtà importante anche da un punto di vista sociale, credo, no? Certo, sì, noi di beneficenza ne facciamo tante. Ok. E abbiamo aiutato diverse associazioni, anche la Croce Rossa di Marotta, per dire, abbiamo contribuito a comprare un defibrillatore, alle palestre comunali intorno abbiamo acquistato questi defibrillatori, abbiamo acquistato una sedia a rotelle, quelle per portare i ragazzi disabili in acqua al mare, quindi facciamo tanta beneficenza. E poi mi pare che siete, ma me l'hai detto prima, il secondo club nelle Marche, no? Con sì, il esatto, numero di iscritti, esatto. Quindi è una realtà molto sì, importante. Siamo il primo nella provincia di Pesaro e nel Marche Nord siamo i primi. Insomma. Quindi in realtà noi abbiamo qui un interclub molto importante, uno Juve Club Val Metauro, che sono effettivamente due realtà, fra tutti, se ci pensiamo, sono oltre 2000 persone associate per seguire lo sport in maniera virtuosa, e quindi di questo non possiamo che farvene onore, e quindi bene così. Un applauso per l'attività filantropica. Se lo merita il tutto, quindi. Però mi pare di capire, è sottolineato solo per l'attività filantropica. Quindi ci tenevo a dirlo solo quello. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Allora, ciao. Mettete like alla nostra pagina, ragazzi, mi raccomando. Una serata come questa non c'è mai stata con i commenti. Complimenti senza giacca. Complimenti senza giacca. E allo Juventus Club. È arrivato Simone, ecco. Siamo una sinergia. Esatto. Comunque, una serata così non c'era mai stata. Benissimo. Diamo un risultato in diretta. Graziano, penso che per te non sei contento, però fino a un certo punto, perché con quei colori lì... No, dai.